viste come ti do del tu. Ma mi devi dare del tu. Come spesso dici, le partite sono decise dagli episodi. Questa volta il primo tempo, un episodio c'è stato a nostro favore, l'abbiamo fulminato, è quello ci interessa. È anche questo il calcio. Ogni tanto bisogna anche soffrire, sì. Abbiamo saputo soffrire, poi la ripresa ovviamente si è messa in discesa, certo. Quindi si è vista la consueta nocività. Sì, hai detto tutto bene. A volte ci sono delle situazioni, delle partite difficili, incontri un avversario secondo me forte, organizzato, che ha dei giocatori davanti nettamente forti, veramente. Chiunque gioca là, i quattro attaccanti del Molfetta sono giocatori importanti. E ci hanno messo in difficoltà, non riuscivamo a contenerli, ci hanno fatto soffrire un po'. Abbiamo sofferto 15-20 minuti, perché i primi 10-11 minuti era un po' equilibrata, poi hanno preso loro il sopravvento. E siamo stati bravi a soffrire, ci sta, non siamo il Barcellona e quindi ci sta, siamo una squadra di Serie D che è abituata anche a soffrire, anche se a volte magari crea tanto, abbiamo creato poco il primo tempo e solo l'unica situazione reale l'abbiamo messa dentro. Secondo me siamo stati bravi a difendere, a soffrire nel momento importante che c'era bisogno di soffrire e siamo stati cinici sull'unica situazione che abbiamo creato. A volte ne creiamo tante e le sbagliamo, stavolta siamo stati bravi. La squadra importante è anche questa, che sta a soffrire e nella minima situazione la butta dentro, come abbiamo fatto. Secondo tempo è stato equilibrato, poi abbiamo fatto 2-0, lì l'abbiamo gestita bene, pur concedendogli, secondo me, qualche tiro di troppo alla fine. Però penso che alla fine, il secondo tempo, non siamo mai andati sotto, a parte quei 20 minuti del primo tempo. E quindi bravi ragazzi che hanno saputo soffrire e prepariamo adesso un'altra partita che è ancora più importante di questa. Mister, rispetto alle altre apparizioni, oggi come hai detto tu, l'anno finito ha sofferto molto. Questo è dovuto all'avversario che oggi si è andato ad affrontare o alla tanta voglia di ritrovare quel successo che mancava, diciamo, da qualche giornata? Ovviamente mi riferisco alla sconfitta di Brindisi, all'ottimo pareggio di Caserta, e poi era importante vincere non solo per la classifica, ma anche vista la presenza del presidente oggi qui a San Francesco. No, noi abbiamo sofferto, intanto abbiamo sofferto, secondo me, un avversario che era aggressivo, no? Che scivano a piedi alti, sapevano come giocavamo, come giochiamo. E chiaramente abbiamo sofferto un po' perché non riuscivamo a girare la palla in modo veloce, perché in questo momento il nostro campo è un po' in difficoltà, anche se lo stanno sistemando, lo stanno mettendo a posto, però ci penalizza molto. E quando veniamo pressati alti, attaccati, è chiaro che la nostra qualità non riusciamo a sfruttarla bene, perché il campo non ci permette di palleggiare bene. E quindi ogni volta che mettiamo quella palla un po' sopra non avevamo le caratteristiche giuste per tenerla bene. Per questo poi a 5 minuti prima della partita ho cambiato, ho messo De Martino perché mi serviva più struttura. Questo non vuol dire che adesso mi pigli i premi perché gioco De Martino, ma perché la partita ti diceva quello alla fine. Una volta vedendo il campo, che comunque ancora non è in condizioni ottimali, mi serviva un po' di struttura in più. E quindi quello è stato anche la caratteristica che ci ha ottenuto tanto. È chiaro che abbiamo sofferto tantissimo la pressione alta dell'avversario, che è un avversario importante, è forte secondo me. Mercoledì c'è il Cerignola, partita sulla carta difficilissima per la Nocerina, ma vista la differenza tecnica tra le due squadre, però la Nocerina, penso almeno io, che va lì consapevole comunque delle proprie forze e con la volontà di fare una bella figura. Sì, andiamo lì da quarti, andiamo lì che abbiamo vinto in casa ed era fondamentale vincere in casa e tenere lontano tutte quelle che ci vengono, che ci inseguono, ma soprattutto prendere punti su quelle che ieri chiaramente hanno perso un po' di terreno. Oggi ha perso un po' di terreno anche il Gravina. Abbiamo allungato sulla Casertana, che era fondamentale, abbiamo preso il Fasano, abbiamo allungato su Molfetta, e quindi penso che questa è una settimana importante per noi, e dove ci permetterà di andare a Cerignola e andarci a giocare ad armi pari su un campo bello, che ci permetterà di fare il nostro calcio per come siamo abituati. E poi alla fine vedremo come andrà. Di sicuro non andremo là a difenderci, andremo là a giocarci alla viso aperto senza nessun problema.